Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu ne insiderai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui
figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava: che senso avesse un saluto come questo? L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te con la potenza dell'Altissimo e ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Oh.
a rigor di liturgia, ecco, e quando si dà una benedizione ci si segna con... Quando il prete benedice col Santissimo Sacramento si fa... Quando il prete benedice con il Vangelo si fa... Scappa l'artrite alla mano destra, ok? Quindi quando capisco che è un gesto inusuale, ecco, adesso lo stiamo facendo forse anche troppo, ma oggi è solennità, solennità, da cosa possiamo essere benedetti noi? Dalla pioggia, dalle locuste, oppure dai santi sacramenti e dai segni. Ecco, sapete che i segni della presenza di Cristo sono il Vangelo, l'altare, il Santissimo, il popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando succede questo piccolo rito della benedizione, ecco, segniamoci con il segno della croce. È una benedizione, eh? Voi sapete che io sono quello che non ci crede nelle benedizioni, però credo molto al Vangelo, quello tantissimo, ecco, tantissimo. Ok? Piccola nota liturgica. Bene, ci mettiamo a festeggiare l'Immacolata Concezione. Ci dà un po' di allentamento dall'avvento, infatti cantiamo in gloria, vestiamo i paramenti bianchi e ci sono le candele sull'altare oltre la corona di avvento. Continua il cammino di avvento, ma tra virgolette è come se dicessimo: oh, è poi già tutto fatto, poi già tutto fatto. Cammina, cammina, siamo sempre qui che dobbiamo ripartire, ci sentiamo sempre all'inizio, ma siamo tranquilli, il grosso è fatto. Quando Gesù Cristo dice siete servi inutili, siamo servi inutili, non intende dire mi fate schifo, non servite a niente, intende dire venite, state tranquilli, qualunque cosa facciate, state in pace, perché quello che serve è già tutto garantito, è già tutto pronto, è già tutto fatto. Festeggiamo l'Immacolata Concezione della Vergine Maria. Dice sì, perché fu preservata dal peccato originale, perché avrebbe dovuto partorire Gesù Cristo. È vero, per carità, guardate, è vero, però non è un po' poco, perché insomma è un po' trattare la Madonna come una cosa, ecco. Maria fu preservata dal peccato originale perché doveva essere la prima vera testimone della salvezza di Dio e del suo accanimento nella salvezza, perché noi capissimo che Dio non demorde. Guardate, c'è stata una via, una, che portava fuori dal paradiso. Vi ricordate come disse Dio con l'angelo? Per carità, compagnali al cancello, chiudi con due mandate, che loro qui già hanno steso la mano a prendere e diventare padroni della conoscenza del bene e del male e già hanno fatto una gran confusione. Se li tengo ancora qui, questi cosa fanno? Dicono non lo faccio più, non lo faccio più, non lo faccio più, poi tanto lo fanno ancora, stendono la mano, prendono del frutto dell'albero della vita e della morte, mi confondono la vita e la morte e allora dopo, quindi mi dispiace, falli uscire. Una via porta fuori del paradiso, poi ci sono tante vie, che noi conosciamo, che non conosciamo, che cerchiamo di praticare, di fare, ma sì, e poi ci sono tutte le vie portano in paradiso. Ce n'è una sola che dal paradiso porta fuori, tutte le altre dalla terra portano in paradiso. Da adesso in avanti noi come cristiani non diremo mai più che tutte le strade portano a Roma, ma diremo che tutte le strade portano in paradiso. Le nostre no, ma siete, siamo fortunati, come dice il Signore per bocca di Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie. Ma non nel senso che voi non state sulle mie vie, è che se devo io Dio venire per le vostre vie non so dove arriviamo, ma state tranquilli che se voi percorrete le mie arriviamo in paradiso. E se anche siete un po' somarelli e vi fate i fatti vostri, le vostre vie, di drif e di draf, vedrai che ci metteremo più tempo, ma in paradiso ci arrivate. Oracolo del Signore. Fa sempre piacere, detto così. Ecco. Ok? Ok? Festeggiamo la festa della Madonna Immacolata.
della certezza che noi portiamo nel cuore per l'esempio di Maria Santissima, che il nostro Signore non ci abbandonerà mai. Ho sentito la tua voce nel giardino, mi son preso paura, mi son nascosto perché ero nudo. Non ho avuto paura perché sono nudo, ho avuto paura perché ho sentito la tua voce. Quello fu il giorno più brutto in assoluto per Dio. Provate a pensare, se avete dei figli, il giorno che vostro figlio ha paura della vostra voce, della voce della mamma, della voce del papà. Che il bambino birichino sappia che quando viene beccato, beccherà una sculacciata o tirate le orecchie, ci sta. Ma ho avuto paura. È terribile questa cosa, eh? Proviamo a metterla dentro il Nuovo Testamento. Vi ricordate il Vangelo di Giovanni? Io sono il buon pastore. Io le pecore le faccio entrare e uscire dall'ovile. Esse conoscono la mia voce e mi seguono. Ma è la voce del pastore, Capite? Provate a pensare per noi quella che deve essere la dolcezza della parola di Dio. Ci sono anche alcuni brani del Levitico, un fatsch finimet, non ditelo a settembrini, ai professori di Antico Testamento, ma ci sono alcuni brani, parola di Dio, che non si arriva più a capo, con tutti questi nomi strani e impronunciabili. Va bene, ma capite la dolcezza dell'ascoltare la voce del Signore? C'è una bellissima corale di Pasqua, la ricordate? C'è una voce che ti chiama. Ma non è che ti chiama a far che cosa? Ma ti chiama al bene, ma ti chiama alla felicità, ti chiama alla vita eterna. Con calma, con tutti i supplizi che ci andranno prima, dite quello che volete, dite quello che volete. Ecco il Signore che ci dà una strada per tornare in paradiso. All'ombra di Maria Santissima. Perché anche lei si rende semplicemente disponibile, è pronta al servizio, è pronta a magnificare Dio, magari forse con un po' di generosità, magari con un tocco di sconsideratezza giovanile, d'accordo, ma con vera fede e credendoci davvero, al di là delle cose che ha per le mani, perché voi capite, no? Avete presente la fede dei 15, dei 20 anni? Bianco padre che da Roma, tutti contenti in fila, felici, con in mano il volante. Poi iniziano a mettersi insieme le questioni, nella vita se ne presenta di tutti i colori. La strada porta in paradiso, ma non ho mica detto che è in discesa, o che è in piano. Non ho mica detto che è asfaltata, lì sia come un biliardo. E allora sai com'è? Una volta uno casca, una volta si sloga, una volta non ha voglia, una volta è troppo caldo. Succedono tante cose, inizia a far fatica, poi metti insieme gli anni. Oddio, avere fede, uno si aggrappa perché sed cum le. Ma gente, ritorniamo alla Madonna, alla sua fede e rispecchiamo la nostra. Ma sta cinna di 14 anni in casa della vecchia Elisabetta incinta, che nessuno sa come sia successo, che tutti dicevano che era sterile, questa qui che inizia a cantare come un'ossessa. L'anima mia magnifica il Signore. Ma parla ben piano, ma ti sentono. Ma cosa diranno i vicini? Questa qui che inizia a cantare, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. Ma dice, ma sei fuori? Sì. Bella quella strada lì però, Dice, ma dove, Don Fabio, ma dov'è che sono queste cose? Sulla via di Dio.
lì pronte da fare, lì. Sono lì, basta farle. Poi, ovviamente, se vuoi dire smeciapa un volton che passa da Chisandova, beh, oddio, ecco, sì, ci vuole più tempo, è un po' più difficoltoso, ok? Ma capite, ci viene rimessa davanti la fede pura e immacolata di Maria Vergine, la fede di colei che ha creduto che c'è un vero adempimento per la parola del Signore, che Dio non scherza, che Dio non parla per sentito dire, ma che ci dà una certezza, che le nostre strade tutte portano a Lui e alla vita eterna. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. La Chiesa, una, santa, che è apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questo giorno solenne le nostre invocazioni giungono al Signore, accompagnate dalla preghiera profonda e lieta di Maria l'Immacolata.